Hallo meine deutschen Freunde, ich bin Giuliano. Es tut mir leid, dass ich kein so gutes Deutsch spreche. Qui stiamo vivendo una situazione veramente molto delicata e difficile e praticamente abbiamo dovuto interrompere le nostre relazioni sociali. Questo ci è stato chiesto, di frequentare il meno possibile le persone. Per noi emiliani in particolare le relazioni sono tutto, il poter stringere una mano, dare una pacca sulla spalla, abbracciare una persona e parlare, per noi è fondamentale, noi viviamo per questo, è nel nostro DNA, noi amiamo fare festa. Vi potrei far vedere, anzi vi faccio vedere qualche immagine delle nostre feste. Guardate, Vignola quando ha voglia di fare festa si colora di personaggi, di musicisti, tanta musica, noi amiamo moltissimo la musica, musicisti per le strade. Adesso che siamo in un momento appunto in cui le città, i paesi sono vuoti, ripensare a questi momenti di festa è da un lato un momento un po' triste, ma dall'altro è quello che ci sprona a superare questo momento difficile, perché sappiamo che torneranno i giorni di festa. Ieri è venuto a trovarmi un amico, un caro amico, che è un produttore di vino. Ha una piccola vigna, produce una quantità limitata di vino, ma estremamente buono. Mi ha portato una cassa da assaggiare dicendomi: guarda, questo mi è venuto ancora più buono del solito. E in effetti è vero. Non posso farvelo assaggiare, però posso dirvi che cosa ho fatto per voi. Ho preso questa cassa e l'ho messa in cantina ed è lì che aspetta che voi arriviate. Ne apriremo una bottiglia al vostro arrivo e un'altra ve la darò da portare a casa perché voi la possiate bere con i vostri amici in Germania. Ma non berremo solo vino, mangeremo, cucineremo insieme, perché anche la cucina è un altro aspetto fondamentale della nostra vacanza. Andremo da Anna. Anna è una cuoca professionista, un'insegnante di cucina, che vi insegnerà alcuni dei piatti migliori della nostra tradizione. Amici, quando verrete a trovarci avrete talmente tante cose da fare che arriverete alla sera che sarete anche un po' stanchi, stanchi ma soddisfatti. E allora, dopo una bella mangiata, potremo anche rilassarci insieme davanti a un buon bicchiere di vino, fare due chiacchiere e, perché no, ascoltando anche una canzone del mio vecchio jukebox.